Approva. Ora andiamo all'articolo 14. Cominciamo con... Intanto ci sono un gruppo di emendamenti. No, aspetti, onorevole Carbone, prima facciamo quelli sui quali avete già espresso i pareri e poi quando arriviamo a quelli sospesi mi date i pareri mancanti. Allora, articolo 14, 14.140, 14.2 Invernizzi. Onorevole Marcon, prego. Ah, i pareri. No, intervengo sull'emendamento. Ok. No. Può intervenire sull'emendamento, okay. Sì, prego. No, pensavo che ancora ci fosse la fase dei pareri, no? Questo emendamento propone lo stralcio dell'articolo 14, lo propone per due motivi. Il primo motivo è che si dà una delega al governo troppo ampia e su temi troppo complessi, sui quali sarebbe, diciamo, opportuno che il Parlamento, la Camera e il Senato si pronunciassero. Ricordo che ci sono vari temi che riguardano appunto la delega in questo articolo, tra cui le società partecipate dagli enti locali. E qui il secondo punto per il quale noi proponiamo di votare questo emendamento, lo stralcio dell'articolo 14. Questo punto assomiglia pericolosamente a una sorta di cavallo di Troia per la privatizzazione delle società e dei servizi pubblici locali e quindi anche dei servizi idrici. Ricordo che 4 anni fa è stato votato un referendum che a stragrande maggioranza ha difeso l'acqua come bene pubblico e ricordo, diciamo, che l'esito di quel referendum andrebbe rispettato. Ma noi temiamo che attraverso, diciamo, questa delega si introduca in modo mellifluo, in modo infido, appunto come un cavallo di Troia, il principio della privatizzazione e si introducano nelle società pubbliche locali appunto criteri e principi che vanno in quella direzione. Io penso che noi dovremmo rispettare l'esito di quel referendum e penso che molti parlamentari che sono stati eletti con una coalizione che si chiamava Italia Bene Comune debbano rispettare quell'impegno. Insomma, vorremmo evitare che questa Italia diventasse meno comune e più privatizzata e questo è inaccettabile. Grazie onorevole Marcon. Avverto che il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà ha esaurito anche i tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. La Presidenza consentirà ai deputati appartenenti a tale gruppo lo svolgimento di brevi interventi della durata di un minuto da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Se nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione l'emendamento 14.140, 14.2 Invernizzi, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore Selle, si rimette all'Aula la relatrice 5 Stelle. È aperta la votazione. Bolognesi. Ascani. Invernizzi. Ecco qua. Rampi. Non vedo altre mani alzate, vediamo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 14.4.